Oh, salve ragazzi. Oggi volevo farvi vedere un FPS molto particolare che si chiama Inner Chains. Volevo farvi vedere questo gioco perché è stato criticato tantissimo su Steam o sui vari siti di recensioni. Ma io l'ho trovato in sconto, l'ho comunque comprato, l'ho provato, l'ho finito e insomma non mi è sembrato neanche poi così male. Inner Chains è stato criticato principalmente per tre motivi. È stato finanziato con un Kickstarter o qualcosa di simile. E poi ai finanziatori, una volta che il gioco è uscito, non sono stati dati tutti i premi che erano stati promessi in fase di Kickstarter. Quindi nessun artbook, nessuna particolare versione del gioco, nessun contenuto aggiuntivo, diciamo. L'ottimizzazione piuttosto scarsa, ed è vero perché il gioco gira abbastanza male comunque. E inoltre è stato criticato anche perché la maggior parte delle persone hanno trovato la trama completamente incomprensibile, quasi assente e confusionale. Questo è in parte vero, però se il gioco viene giocato completamente poi la trama più o meno si delinea abbastanza bene. Ma non perdiamo tempo, vi faccio vedere il gioco partendo dal video introduttivo, che vi darà un'idea del perché la trama è stata criticata. It was born at the dawn of consciousness. It evolved and grew in a perfect symmetry with humankind. It is still growing like a parasite. Heads of Hydra don't rise again. They have always been reason, proud and hateful. Their hypnotizing and mesmerizing eyes breed upon fear and sins of individuals, societies, nations, generations, and civilizations. Sages of old times called them four evil princes of this world, but slave priests worshipped them as messiahs, saviors of human souls, as the way, the truth, and the life. Many times they changed their form to deceive, bewitch, and to evolve in response to any defense of inhabitants of this planet. Where does Hydra hide? You won't find it in the ashes of Golgotha, neither in the streets of cursed city of Chorazin, nor in the catacombs buried under the rock of Saint Peter. Who didst create it but human hands and thoughts and words and deeds? It's deep inside each one of us, for the dark is one, but its shapes are many. We are its makers, but we lost control over it. It enslaves us and takes pleasure of our pain, suffering, and pity hopes of bright afterlife. The journey you must take will lead you to the deepest labyrinths of your true self, to the heart of the shadow. You must confront it to break the inner chains. Buried in a grave, you awake from an eternal dream. Was this resurrection? Or maybe you never died? You are invincible,
Even death cannot defeat you. Beware the people in masks. Remember that their true colors are just masks. Follow their path carefully. Do not trust anyone. Your journey shall be long and hard, but only you can discover their secrets. Observe the world and tear their masks off. Free yourself from the chains binding your consciousness. Ok. Quanto avete capito della trama da uno a niente? Credo niente. Ok, siamo praticamente questo tizio che è resuscitato o qualcosa del genere. Ci troviamo in una specie di cripta. Come potete vedere, la grafica è bellissima ed è anche bellissima dal punto di vista artistico, proprio come disegno. Ed è una delle parti più belle del gioco. Va bene, muoviamo i nostri primi passi. Ecco, in giro ci sono queste piante, diciamo, che se toccate ci indicheranno, tramite questa scia, diciamo, di semi, di spore, la strada migliore da percorrere, la strada più giusta per orientarsi nei livelli. Okay. Il primo livello è piuttosto lineare ed è praticamente una passeggiata lungo la mappa, ma i livelli poi avanzati saranno abbastanza labirintici. Ecco, l'avete visto? Questi mostri che saltano fuori dal terreno, ci ho messo un po' a capirlo. Li ho attaccati tipo per una buona decina di minuti. però sono in realtà i checkpoint da cui ripartiremo se schiattiamo. Poi è successo qualcosa di spiacevole. Durante il gioco troveremo questi affreschi, queste iscrizioni su alcune pareti. All'inizio non conosciamo la lingua, però, e quindi dovremo cercare per i vari livelli queste tavolette che ci insegneranno una lettera dell'alfabeto in questa lingua. È molto carina come cosa, però il fatto che queste iscrizioni non siano leggibili all'inizio del gioco e soprattutto non siano leggibili per un buon metagioco renderà la trama ancora più incomprensibile. Non aiuta, insomma. Avete visto il tizio che è morto? Queste specie di piante che crescono dal terreno sono delle specie di trappole. Ce le avremo in giro per tutto il gioco. Per evitarle basta passare al di fuori di questa circonferenza di punte ed eviteranno di attaccarci. Il gioco come ambientazione è, diciamo, post-apocalittico, però post-apocalittico proprio potente, cioè non è un Fallout, è come se fosse un Fallout dopo 10 Fallout. È tutto molto, molto distrutto.
È molto strano, molto mutato. Ecco, queste postazioni qua servono invece per ripristinare la salute e le munizioni delle armi. Ce ne sono di diversi tipi. Come avrete sicuramente notato, non c'è HUD. E vedremo le munizioni sopra l'arma, indicate da una barra colorata. E il braccialetto che abbiamo al polso invece indica la nostra salute generale. Il primo livello è praticamente solo una passeggiata veramente per la mappa. Abbastanza noioso. Questa cosa molto schifosa invece è una specie di telecamera. E se interagiamo ci indicherà un punto magari in cui c'è qualcosa di particolare da raccogliere o comunque qualche punto di interesse. Come potete vedere qua ci segna dove era la R. L'ambientazione è più o meno horror, però senza esserlo proprio mai per davvero, eh. Qui c'è un piccolo tutorial sul combattimento. Prendiamo a pugni qualche zombie. Facciamo prendere a pugni da qualche zombie. Ok, sistema di combattimento discutibile. Non è il suo punto forte. Qua c'è il mostro quello di Half-Life. Ecco, se dovessi indicare un difetto, io piuttosto che la trama o ottimizzazione o altre cose, citerei sicuramente la velocità del protagonista che è eccessivamente bassa. Un frame rate indecente. Oh, ci droghiamo un po'. Fatto come una pigna. E niente, ci mettiamo in coda. Ma il nostro amichetto svariona male. Accoppa una guardia, accoppa noi. E finiamo lì sotto. You have befouled her temple. And now you shall pay with your life. The lady will not forgive your sins. You did not listen to the voice. You do not follow the path. You must be put in the grave, and your body and soul shall be bound in chains forever. You will never rise again, you heretic. You shall burn. E niente, è colpa nostra, siamo degli stronzi. Degli eretici perché siamo caduti da una stradina. La guardia è schiattata male. E ci odiano tutti. Da qui in poi. Ok, da qui si inizia a vedere quello che è proprio il gameplay di Inner Chains. Che ruota tutto sull'esplorare i livelli e risolvere alcuni piccoli puzzle con vari portali e muri che ci bloccano il passaggio. Per non farmi uccidere, magari.
che principalmente si interagisce con questi simpatici pulsanti. Sono delle teste elettriche molto carine. È stiloso il gioco, se non si può dire di no, eh. Nata, uccidilo. Ricarichiamo la vita. Non potete più uccidere. Cos'era secco? Ok. Un altro muro e basta seguire il filo per trovare il punto in cui si può disattivare. Ok, lì. E ripremiamo il simpatico signore. E qua troviamo la nostra prima arma, che è un frizzino classico, abbastanza efficace contro questi zombie. Ecco qua. E serve anche per risolvere qualche semplice puzzle come questo. E niente, il gameplay di Inner Chains più o meno è questo, cioè si esplorano livelli, si cerca di sbloccare i vari passaggi risolvendo semplici puzzle e si uccidono i nemici lungo la strada. Non è un capolavoro, ma è abbastanza carino e secondo me meritava qualche punto in più nelle votazioni. Il più grosso difetto che ci trovo è davvero la lentezza generale del gioco, poi il resto non è così male. Io vi consiglio di provarlo se lo trovate scontato su Steam o su qualche sito di Key. E provatelo e poi mi fate sapere se effettivamente era così brutto o se un po' merita. Io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao!